Ecco qua, ulala, classico. Siete sopravvissuti alla fiera, Luca? Avete fatto i giretti, avete fatto i vostri acquisti, siete stati bravi, siete comportati Siete bene. tornati vittoriosi? Non lo so, non lo so, fatecelo sapere com'è stata la vostra esperienza. E nel contempo noi ringraziamo tutti quelli che, non essendo andati a Lucca, invece Ci sono sono venuti venuti a a trovare. trovare. Ecco, quelli sono i più bravi. Mannaggia la miseria. Va bene, mo, a parte le idiozie e le nostre scemenze, la zimarra è tornata. Perché Attenzione, possiamo vederla proprio in diretta c'è subito, anche eccola. il risvolto Ullala! zimarrato. Attenzione, risvolto zimarrato. Tutto questo per dirvi che siamo pronti e combattivi. Se... E lascerei a Ganga la L'inizio. parola. Prego, Oggi prego, caro mio veramente Ganga. un sacco di roba. Io inizierei con questo volume edito da Scarabeo di Paolo Barbieri che si chiama Zodiac. Cerchiamo di farlo vedere senza troppi Mi riflessi. sembra molto Insomma, vabbè, bello. Paolo Barbieri, sempre cose molto belle. E diciamo, questo è un volume abbastanza suggestivo che insomma mischia Può leggere, può elementi leggere. zodiacali, oriente, occidente, e Sopra, sotto. destra, sinistra, Sinistra, al destra, centro la folla grida, 24 protesta. euro e 50. Bene, Lasciamo l'ho proprio perdere. l'ho blastato proprio così in maniera Spento infima e subito. meschina. I nuovissimi Avengers, vuol dire il numero 2? Sì, il numero 2 perché è la second print, ok? Il prezzo è di 5 pleuretti. Second print variant viene definita all'interno Mark Waid, Andy Kubert, Asrar, Ewing, Robinson, Kirk, quindi un botto di gente forte. Infatti, ciao, è semplificativo. Veramente una gioia per gli occhi. Vai! Continuo per la Cosmo Edizioni. Abbiamo questo bel volume di Mandrake, il mago, insomma il più Figo. celebre volume che ristampa le strisce domenicali del 3 febbraio dal 1935 a agosto del 1939. Più di 130 tavole a colori. Molto bello, devo Attenzione, dire, per chi subisce 34,90. 34,90, per chi subisce il fascino del fumetto storico, cioè questo è veramente quasi il non plus ultra. Fai vedere un po' all'interno, perché Proviamo a far è vedere qui veramente all'interno la senza fare storia la danni. storia del fumetto, cioè spettacolo vero, veramente. Cercavo una pagina bianca, ma Oh, non non la capitano trovai, più, non non la capitano più. trovai. Poi tu Cosmo, io Cosmo, eccolo qua, un amico Cosmi, abbiamo il terzo Siamo i di Cavalieri dello I Zodiaco. Cavalieri del Zodiaco e il terzo di Dracula per la Cosmo a 3,50 euro. Il titolo è Confronto È il terzo di finale. tre della miniserie. E attenzione, c'è Kurt Busiek, che tutti quanti voi ricorderete per il suo lavoro alla Marvel, ma non solo, insomma, perché ha scritto veramente l'ira di Dio di roba e tutta roba veramente, veramente bella. Da buttarci un occhio, Black and White, naturalmente. Eccolo qua, via. Vi ripropongo per la 100% Panini, una ristampa molto gustosa. Si parla di Manhattan Project, il numero 1 che mancava da parecchio, insomma, quindi per tutti Sì, quelli che volessero finalmente. recuperare la serie, insomma, scienza cattiva. Sì. Beh, Veramente tra un questo e bel l'altra volume. ristampa che farei vedere, penso le mie giornate avranno bisogno di un'altra quindicina di ore in più, Sì. oltre alle 48. Quindi almeno 63 ore mi serve a La giornata. giornata sola, vabbè, da Sì, paura. almeno, per 15 leggere euro il tutto. prezzo, insomma, vedete voi. Promosso, promosso, come è promosso il quarto numero della collana I Grandi Maestri della Cosmo a 5 euro, che presenta in realtà il secondo albo di Attilio Micheluzzi. Micheluzzi, mi è venuta dolce. Micheluzzi, va bene. E Rosso Stanton, ragazzi, cioè, guardate il maestro, collana a colori e bianco e nero, alterna le tavole. E naturalmente adesso sono tutte quante in bianco e nero. Oh, eccolo qua. Veramente buttateci l'occhio, poi ricordatevi di riprenderlo perché le tavole potrebbero rapirvelo e via. Proprio, Mamma vengono mia, giù come la pioggia, mamma proprio. mia, che ne è venuta giù Una parecchia. fiocina di Vabbè, sciocchezze. lasciamo perdere, continuiamo, parlavamo di ristampe gustose, ecco la seconda, The Goon, che ristampa il numero 1, pure questo che mancava da parecchio, opera di Eric Powell, che pure questa, insomma, è piaciuta molto all'epoca, quando usciva regolarmente, Diciamo questo che era anche ora che ci fosse la c'è... ristampa di The Goon, perché sono arrivati tipo intorno al quindicesimo volume, ma almeno dal quinto, sesto in poi è cominciato a mancare. Era una serie monca, tra virgolette, veramente meritevole di una Serie lettura. che Quindi, ha vinto 5 premi Eisner. cioè, ho detto tutto. Cioè,
assolutamente da leggere, assolutamente da leggere. 15 euro il prezzo anche per questo, insomma, anche questo vi consiglio. Ma vuoi far vedere l'interno? Perché pure i disegni sono veramente proviamola notevoli. Questa pagina bianca, invece no, wow. Però c'è il tuo ritratto. Sì, la bellezza. C'è il Ganga. Attenzione, ha beccato pure la splash page. Vabbè, sei un maestro, sei un Ganga. Storia completa, sempre per la Cosmo, i signori della guerra. Il prezzo 3,50 euro, titolo Marik. E andiamo a vedere, eccolo qua, un black and white, ragazzi. Classico formato Cosmo, vai. Però abbiamo Runways Collection, che arriva al numero 5, al prezzo di 13 euro. Contiene i volumi dal 7 al 12 e X-Men Runways. Poi arriva finalmente il secondo numero di Merlin. Il primo aveva avuto un notevole successo. Sono andato a sfogliarlo, non sono riuscito a trovare il drago come nel primo albo, ma i disegni rimangono sempre notevoli all'interno. Il prezzo sono 5 euro. Vi faccio vedere, ecco, un po' comunque di disegnucci, battaglie e anche una bella pagina di pubblicità in intermezzo. Guardate che tavole ricche e piene. Terzo volume che chiude questa mini, che dovrebbe uscire per la fine del mese, quindi anche una cosa veloce. Pese, hai ragione, scusami. Che sciocco. Partiamo con le serie regolari Marvel. Abbiamo Spidey, che arriva al numero 4, al prezzo di, che non ricordo mai, 3 euro. Poi abbiamo formatino striscia, eccolo qua, Captivic 1992, seconda parte con riflessi. Eccolo qua, sono riuscito a levarli, per la creatura di Silver. Eccolo qua, anche questo da leggere per farsi. Ha sempre divertito tantissimo. 4 sane risate, anche a me, veramente figo. Prego, continuiamo con la Marvel. Abbiamo gli Incredibili X-Men, serie regolare, pure questa, che arriva al numero 39, al prezzo di 3,50 euro. Poi Amazing Spider-Man arriva al numero 13. Sarà fortunato, sarà 662, sfortunato. 662, mi sembra. Sì, esatto, bravo, regolare. Stavolta è imbroccato. Il prezzo te lo ricordi? 3,30? 3,50. La copertina di Simone Bianchi, se non vado errato. Esatto, eccolo qua. E dentro c'è anche la brava Pichelli, perché ecco qua, facciamo vedere. Sbiribiribim. Che a leggerlo gusto. Siamo tanti, bravo Simone Bianchi. E abbiamo i Bianchi, non c'entra uno in merito, c'ho lo spa, però prego, prego, lui, tu sei il rapper, quindi decidi. E abbiamo tu. Capitan America, che arriva al numero 7, che è il 77, quindi veramente numero fortunato, a 2,90 euro. 77, che è le gambe delle vecchie? Delle donne. A tombola? Delle donne. Ah, delle donne. Beh, mica tutte le donne hanno le gambe storte, però vabbè. X-Mickey, numero 4, 4,50 euro. Dietro la maschera, una giornata da incubo, trema Mostropoli, segreti da autista. Tanta roba. Un IQ giapponese proprio, un IQ, voilà. IQ giapponese. Mi ha lasciato commosso. Abbiamo i nuovissimi Avengers, il numero 62, che sarebbe il 13 della nuova serie, al prezzo di 3,50 euro. Ammazza, stavolta ci ho preso in tutto. I migliori anni Disney, l'anno più bello del mondo del cosmo, 1972, sarebbe il 13esimo albo. Il prezzo sta scritto qua 4 euro, quindi assolutamente un prodotto di una convenienza notevole, perché comunque è pure bello 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 cicciottello, con un botto di storie. C'è anche Paperino e il tesoro di Papero Magno, seconda puntata, veramente figo, ci piace. Per la Renoir abbiamo Wormwood Saga, al prezzo di 14,90 euro, volume unico, il secondo, attenzione, stavo per dire una castroneria. Maledetta in realtà, maledetta. Pickup Giant numero 25, ragazzuoli, formato sempre gigantissimo, il prezzo 3,90 euro. Frammenti di autunno. Esatto. E voilà, per la Panini Comics abbiamo Peter Panzerfaust, agganciato, secondo volume della serie. Stessi dicendo agghiacciante, però vabbè. No, agganciato ho detto. Sì, però io pensavo tu stessi dicendo all'Antonio Conte agghiacciante. No, ce lo risparmiamo, diciamo il prezzo 14 euro contiene... È il secondo, non basta. Sì, esatto, sì. Contiene infatti gli episodi dal 6 al 10 della serie americana. Poi Deadpool arriva al numero 13, che in realtà corrisponde al numero 72 della collana, sì. Se non vado errevole. Il price, ragazzi, 2,90 euro. È ancora quindicinale, è ancora quindicinale. E voilà, per la Renoir abbiamo Black Daisy. E voilà, per la Renoir, scusami, che te devo correggere sempre. Va bene.
Va bene, prezzo 29,90, hai smorzato tutto l'entusiasmo. Sì, lasciamo, naturalmente, proprio è calato in gelo. Parlare le immagini, va. Sì, che anche è, le tue ginocchia che meglio. Danno le trambe al tavolino. Lo so, mi dispiace. Volevo mettere un po' di brivido. Brivida, brivida. Voilà, bel volume, devo dire. Questo albo credo sia un caposaldo della letteratura a fumetti, quindi per farvi capire la sua importanza è uscito in realtà da forse neanche un anno e già la seconda ristampa. L'uomo senza paura, The Man Without Fear, Frank Miller, John Romita Jr. Che altro dire, il prezzo forse 16 euro, tutto da leggere, ma da rileggere e rileggere un'altra volta ancora. Penso che la serie Netflix si sia ispirata molto a... credo pure io. A proposito, finalmente ho trovato il tempo per vedermi un paio di puntate. Era pure ora. Devil era, molto, era molto bella, ora. La consiglio, insomma, merita sì, molto. Sì. Abbiamo l'Invincible Iron Man, il numero 7, che corrisponde a, non me lo ricordo, il 43. Fantastico, della serie regolare, lo so, mi dispiace. No, tranquillo. Verso Civil War 2, attenzione, ci siamo, Il nostro amico Bendis. Penso che il prossimo, l'inizio del 2017, abbia proprio i fuochi d'artificio, perché parte Rebirth, parte Civil War 2, chi più ne ha più ne metta. Prezzo 2,90 euro. Un albo che attendevo da molto tempo, essendo io un grandissimo fan di Martin Mister della prima ora, diciamo seconda ora, poi ho recuperato, sono andato verso la prima. Questa è una specie di boh, perché non si capisce, mi dicono che è un reboot, non è un reboot, è un ultimate, non è un ultimate, lo dovrò naturalmente leggere. Quello che è certo è che vi posso dire che dovrebbe essere una sorta di maxi serie da 12 numeri. E il primo albo invece di 4,90 è al prezzo promozionale di 2 euretti, è tutta quanta a colori. All'interno vado a dirvi un attimo gli autori. Ai testi abbiamo i Misteriani, che praticamente è un pool di autori che si sono dedicati a questo revival di Martin Mister. Disegni Fabio Piacentini. Vi faccio vedere un po' di disegni. Bellissimo. Fabio Piacentini molto bravo, sì. L'unica cosa che a me proprio non convince è la faccia di Martin. Proprio non riesco a farmela entrare in testa, forse sono troppo abituato agli stilemi e ai canoni di quello vecchio. Però, vi ripeto, lo voglio leggere perché sono molto molto curioso. Se voi l'avete già fatto, naturalmente commenti sotto al video, fateci sapere. Continuiamo, abbiamo Agenti dello Shield, che esce il numero 2 a 9,90, numero 1 che è piaciuto molto, tocca dire. Sì, abbiamo, veramente, stravenduto. Abbiamo riscontrato, sì, un discreto successo, infatti mo gli darò un occhio. Della serie uno, Standoff. Tutti e due, scusami. No, vabbè, uno, tanto poi me lo ridanno. Ma tanto non te servono, che te frega. No, vabbè. Allora, poi faccio vedere un'anteprima chiccosa, anche questa direttamente da Lucca, dove ha riscosso un grandissimo successo. Abbiamo finalmente Alieni dopo Mostri, la Bugs Comics ci presenta questa nuova testata, un albo pregevolissimo cartonato, facciamo vedere anche la costina mentre in ritardo è arrivato a trovarci, e con l'occasione salutiamo Gianmarco Fumasoli, e all'interno troviamo ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 storie, disegni che sono molto molto belli, un sacco di autori che dopo e anche prima l'uscita di questo volume sono stati acchiappati o stanno in trattative con Bonelli o altre case, proprio a dimostrare il loro valore. Veramente, veramente un ottimo volume da 12,90. Occhiare 12,90 euro. Io poi insisto con la Marvel, abbiamo lo stupefacente Ant-Man che arriva al numero 4. Era un po' che non usciva questo qua. Sì. Prezzo 3 euro, serie che i primi numeri sono piaciuti abbastanza. Quindi, insomma, da tenere d'occhio anche questa. Poi, sempre Sergio Bonelli, abbiamo un film, in questo caso a 18 euro, Nessuno siamo perfetti, con un film di Giancarlo Soldi, Nessuno siamo perfetti, l'ho detto bene, eccolo qua. Vogliamo aggiungere qualcosa? Io non credo che Tiziano Sclavi sia Dylan Dog, anche a prescindere dall'aspetto fisico, senz'altro ha trasfigurato in lui alcuni connotati personali. Sta di fatto che il mistero Sclavi resterà tale, per fortuna. Valerio Evangelisti. Yeah. Voilà, e abbiamo sempre per Panini Tartaruga Ninja, che arriva al numero 30 al prezzo di 8,90 euro, ben 96 pagine in questo volume. L'hanno un po' incicciottiti i volumi delle Tartaruga Ninja, però sì, tocca dire che continuano a piacere. La storia, insomma,
per chi ama le tartarughe ninja e vedeva pure i cartoni animati da ragazzo, è sempre un piacere. Poi faccio vedere una tripletta di autoproduzioni dello studio in rosso. Abbiamo in primis Elvis, prezzo 10 euro di Monteleone e di Meo. Poi abbiamo Kingsport, sempre stagione 1. Eccolo qua, gli autori abbiamo Sicchio, Cadonici e Segala. Perdonatemi se ho pronunciato male i cognomi. E poi, sempre stagione 1, abbiamo Darwin. Eccolo qui. Ciao Darwin, vabbè, sei espulso. Gualtieri, Moroni e Rostagnotto. Tutti quanti dotati di disegni veramente, veramente notevoli. Faccio vedere un attimo l'interno così. Avevo quasi preso una pagina bianca e o di testo. Questo era Darwin, questo è Kingsport. Eccolo qua, guardate che belli disegni, ragazzi. Veramente, veramente ottimo. E al volo anche Elvis, coloratissimo, carta veramente notevole, ottimo, promosso. E poi attenzione, attenzione che la Panini Comics ci propone il libro sacro, la Bibbia, Antico Testamento e Nuovo Testamento con cofanetto. Possiamo vedere i due volumi, un formato veramente molto bello e fatto bene, penso, bombardone. Per tutti gli amanti del libro più venduto al mondo, diciamo, se la vogliamo mettere così. All'universo. Eccolo qua, il prezzo è di 68 euro. Poi Tex, abbiamo Trapper per la Sergio Bonelli editore, volume da 15 euretti, Gianluigi Bonelli ai testi e Erio Nicolò ai disegni. Una roba veramente storica, vi volevo dire un attimo se riuscivo a risalire all'epoca della storia, ma non ce la farò mai. No, 76 ragazzi, 76, veramente fantastico, bellissimo. Si torna indietro nel tempo. Attenzione, poi io passo ai manga. Iniziamo con la Planet, abbiamo la Torre Fantasma, il numero 5 a 4,50 euro, un mystery che io lo sto leggendo, è particolare, tocca dire, a me piace sinceramente, c'ha quei tratti un po' dark, un po' diciamo pure sovrannaturali, però merita, la storia è intrigante, è fatta molto bene. 4,50 euro il prezzo, non mi ricordo se l'avevo già detto, dategli un occhio. Poi abbiamo Das Upgrade, eccolo qua, devo inclinarlo per farlo vedere che è un volume fuori formato, al prezzo di 16 euro, secondo volumozzo, veramente figo, disegni molto molto belli all'interno. Cerco di farvi vedere qualche cosa, è una specie di mega splashona page, eccolo qua. Guardate che colori, guardate che carta. Bonjour, bonjour, mentre i nostri abbonati vengono a farci visita. Poi continuo, ristampa di un classico, si parla di Blame, che ristampa il quinto volume che chiude questa serie. Insomma, è inutile perdere ancora tempo a descrivere una serie, no, come questa, okay. Prendetela e leggetela, punto. 5,50 euro il prezzo. Dovrebbe a breve arrivare qualcosa su Netflix, credo, una produzione Netflix su Blame. Poi la Prodo, edizioni Tunue, 24,90 euro. Menzione speciale alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna 2007 e Fave d'Or come miglior libro al Festival di Angoulême 2008. Quindi che cosa ve lo dico a fare? Facciamo vedere un attimo i disegni all'interno. Guardate che spettacolo, ragazzi. Veramente, veramente notevole. Bellissimo volume, fuori formato anche lui, gigantesco. Vai! Attenzione, un altro manga che ha riscosso un grande successo. Si parla di Soil, il numero 10 a 6,50 euro. Continua e devo dire che continua a piacere. Infatti io ancora non sono riuscito a leggerlo, ma mi sa che a breve mi ci tufferò a pesce proprio. Poi Brian K. Vaughan e Steve Scrolls ci presentano Sentinelle di Inverno, 19 euro, 100 anni nel futuro, un eroico manipolo di civili canadesi in braccio alle armi nel disperato tentativo di respingere un nemico invasore dotato di tecnologia superiore, gli Stati Uniti d'America. Veramente, veramente cool. Era molto, molto atteso. Andiamo a vedere un po' di pagine all'interno. Veramente, veramente, anche in questo caso, meritorie e meritevoli. Via! Sceneggiatore pure di saga, Brian. Sì, assolutamente sì. Insomma, roba veramente importante. E abbiamo Allrounder Meguru, il numero 18, sempre per Planet Manga, a 6,50 euro. Manga che sto leggendo e mi piace, devo dire, fatto bene, non diciamo arriva mai a cose troppo inverosimili, si mantiene sempre su un realismo fatto bene, tocca dire, merita, reale.
Poi abbiamo Reale, non lo volevo dire, ma l'hai detto tu, per fortuna, perché sapevo che ci saresti arrivato e che lo pensavi, soprattutto. Poi Dylan Dog Diary, 26 euro per questa specie di agenda che ripercorre la storia, i 30 anni di Dylan Dog, e attraverso le parole dei protagonisti, tutta quanta viene ripercorsa l'avventura editoriale del nostro indagatore dell'incubo. Veramente c'ha pure bello. Una piccola storia, mi sa, inedita dentro. Non lo so, non l'ho visto. L'hai visto tu? L'hai visto? Non l'ho mi sembra visto. Che le ultime pagine contiene una mini storia inedita. Le ultime pagine contiene una mini storia inedita. Nelle eccola, ultime. Questa qua. Beh, no, quella è il finale, probabilmente. Vabbè, vai tu. Io c'è una forza, veramente clamorosa. E attenzione, altro titolone: abbiamo Assassination Classroom, sempre Planet Manga, che arriva al numero 16 a 4,20 euro. Il passato di Koro Sensei, raccontato, attenzione, da lui stesso poi, quindi si scopre qualcosa in più su questo misterioso personaggio che cercano di fare fuori ormai veramente da parecchio tempo, ma senza riuscirci, almeno finora. Poi dopo un lungo silenzio arriva già subito in formato deluxe, chiamiamolo così, a 19 euro, bombardone. Ah, proprio questo. C'è questo contrasto tra la cover dell'album normale dell'edicola tutto bianco, mentre questo qua, Limited, è completamente black. Il ritorno di Tiziano Sclavi. Va bene, sei forte, sì. Lo sapevate che Tiziano Sclavi farà una serie praticamente tutta curata da lui, di nuova serie di Dylan Dog? Ah, lo sapevi? Però, sì. Non lo sapevi? Ma che sapevi? Questo non sa niente. Ma non, so non come... dico così, non davanti so come devo a tutti. Fare, non lo so come devo fare, non lo so. Attenzione, Yawara riesce finalmente il numero 15 a 7,90 euro. Insomma, Naoki Urasawa che cura questo titolo è veramente un grande autore. Fatto tante cose molto belle. Poi eccolo, finalmente è arrivato Psycho Pass, 4,50 euro, il primo albo di una serie, credo di 6, dotata anche di versioni animate, trovate sicuramente una serie su Netflix. E che cosa succede? Praticamente in un futuro prossimo, caro ritardo, si è dotati di alcuni attrezzi, non credo si chiamino Dominator o qualcosa del genere, che sono in grado praticamente di percepire la gradazione della tua attitudine a compiere dei crimini, esatto, quindi ci sono diverse sfumature, la tua è marrone marana e quindi tu verresti immediatamente arrestato, ok? Però volevo leggervi, proprio nelle prime pagine c'è una spiegazione molto 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 accurata, un mondo dove la condizione psicologica e le tendenze caratteriali delle persone possono essere misurate e trasformate in numeri, ogni emozione, desiderio, disordine della personalità e disposizione psicologica vengono registrati e controllati, la popolazione è costantemente impegnata nel mantenere limpido il proprio animo e questa misurazione, che determina un criterio di giudizio sull'animo degli individui e su come quest'ultimo dovrebbe essere, fine, è conosciuta dalla gente come Psycho Pass. Molto carino, sputazzi. Molto carino, erano e gratuiti. Attenzione, abbiamo Naruto il mito che arriva al numero 67 e come la serie regolare si avvicina alla conclusione, che sarà al numero 72, prezzo 4,20 euro. Psycho Pass l'ho detto 4,50? Sì, l'ho detto. A 4,50 finalmente abbiamo anche Black Clover. Vai col Krakatoa. Albetto che praticamente ci racconta la storia di un personaggio, il nome mi fa ridere, si chiama Asta, che ci devo fare? Quindi a voi tutte quante le battute. Asta e Yuno sono praticamente due trovatelli, due orfanelli lasciati davanti a un orfanotrofio, orfanelli e orfanotrofio, quindi mi sembra giusta una cosa, una spiegazione veramente limpida e cristallina, e il loro unico sogno è quello di diventare cavalieri magici, sì, con 3G. Nonché il sogno di Asta è quello di diventare proprio l'imperatore magico. Però qual è il problema? Mentre Yuno è dotato di un'asta, mentre Yuno ha una grossa energia, una grande energia magica, tant'è che gli viene affibbiato un grimorio subito, che non è neanche quello del trifoglio, addirittura quadrifoglio, perché ha un potere in più, dopo vi leggo la cosa. Il nostro Asta invece non c'ha proprio energia, c'è proprio niente, l'energia della fava, si può dire? No, vabbè, era una battuta molto, molto così. Posso andarmene? No, te ne puoi andare, dico, il trifoglio racchiude lealtà, speranza e amore. Nella quarta foglia, cioè quella di Yuno, alberga la fortuna. Al nostro Asta, durante l'assegnazione dei grimori, non viene dato nessun grimorio, proprio perché non aveva forza, ma in uno scontro subito succedaneo gli arriva un grimorio polveroso con la quinta foglia, che è quella
del demonio. Attenzione al sorasta. La struttura, a parte la citazione, secondo me, un po' Harry Potteriana dell'assegnazione dei grimori, sembra un po' il cappello quando assegnava le case. E, la struttura, però, può ricordare abbastanza da vicino My Hero Academia, esatto. Mentre qui abbiamo coloro che sognano di diventare maghi ma non hanno potere magico, dall'altro lato abbiamo chi sogna di diventare supereroe ma non ha i superpoteri. Quindi, se vi è piaciuto My Hero Academia, sicuramente vi piacerà anche Black Clover, che vi devo dire ha dei bellissimi disegni all'interno. Lui è allievo dell'autore di Psyren, era un collaboratore dell'autore di Psyren. Però. Va bene, però, ho detto tutto, però. Siamo quasi arrivati alla fine. E voilà, abbiamo ogni nostro venerdì sempre Planet Manga a 4,50€, il numero 7. E concludo io, vi sono l'ultimo, abbiamo Cinestory, Alla ricerca di Nemo per la Disney Panini. Il prezzo Ini. Serie oro, il prezzo 6 euro. Oro, in oro. Concludo con due chicchette, due bombardone. A breve ci sarà il trailer di Ghost in the Shell. Abbiamo visto un teaser dove la nostra amica, come si chiama? Che fa un po' di capriole nell'acqua. Quello era solo un teaser. Ci sarà a breve il trailer con Scarlett Johansson in piena forma, Motoko Kusanagi, e bomba, sembra ci sarà uno spin-off, non è proprio fumetto, ma è su gente che ama i fumetti e nerd, The Big Bang Theory, pare che farà uno spin-off dedicato tutto quanto a Sheldon, un prequel di The Big Bang Theory. Attenzione, da tenere d'occhio. Abbiamo fatto perdere 26 minuti della vostra vita, commenti, spammate, likeate, piaciate, fate come pare, veniteci a trovare, due chiacchiere, due risate, però se venite salutateci, perché sennò ci rimaniamo male, capito? Dopo sembriamo quelli che ci dovete salutateci. E vi ricordiamo, attenzione, giovedì c'è zero calcare, il pomeriggio zero calcare, Riccardo fa le corna, sbrigati!